Siamo in partenza per Bruxelles. Io sono pronta, sono carica. Guardate questo invece. Aspetta te che ti versi, ti sopporto. Ma sono pronta. Ma allora andiamo. Vai. Ain't been getting high. Well, maybe a little, baby. I don't wanna lie. I know when you text me, girl, I don't always reply. La prima curva la trovi là fuori. Siamo appena arrivati alla stazione Midi. Adesso dobbiamo andare alla stazione centrale, che è dove abbiamo l'hotel. E da quello che ho letto ci sono dei biglietti a 2 euro per i treni. E i treni ci sono ogni 3-4 minuti. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso il treno, siamo sul treno. Adesso una fermata e arriviamo alla stazione centrale. E poi vabbè, l'hotel sta lì davanti, quindi meno male. Siamo arrivati. Sono le 11, cioè siamo arrivati 10 minuti. Leonardo ha fame, andiamo, dai, sono le 11. Siamo arrivati 10 minuti fa e il bambino rompe le scatole perché ha fame. Dai, sono le 11, ho fame. Siamo appena rientrati in hotel. Se vediamo domani. Se vediamo domani. Se vediamo domani. Primo giorno a Bruxelles. E ieri sera non ho mangiato comunque. Guardate quanto è concentrata a fare la foto agli uomini nudi. Ci vede solo il mio testo. Thank you.
noi tutti siamo così, siamo alti su per giù, Ginevra poco più. Birra trappista, trappista del Belgio. Adesso stiamo camminando tutti insieme in gruppone per andare ad un'altra birreria, da voi in un pub forse, per fare tre assaggi di birra. Bruxelles, secondo giorno. Una cosa assurda è il prezzo dell'acqua. Al ristorante costa 4,50 euro la bottiglietta piccola da 50 centilitri, mentre la birra... Infatti come la birra? La birra costa 3,50 euro e 5, non di più. Oggi pomeriggio siamo tornati in stanza e abbiamo dormito. Per caricarci a stasera, adesso andiamo alle bancarelle a mangiare, assaggiamo diverse cose tipiche di qua, poi non sappiamo cosa faremo in realtà. We're gonna dance like crazy in this club. My boys, ladies for us. We're gonna show the girls just how we roll. Cause there is nothing here will stop us, no. E 10 siamo già
In hotel. Cioè, in piazza non c'era niente perché c'era la restrizione per i fuochi d'artificio, quindi non si potevano fare. Cioè, non c'era niente, c'era solamente la gente che ha fatto, ha contato da 10 a 1 e basta. E lo zero? Lo zero non c'è. C'erano i controlli a tutte le entrate, però, cioè, niente, niente, abbastanza triste. Meglio così, perché io avevo un po' di paura, anche perché si sentivano di continuo botti e c'erano le macchine della polizia che ogni tanto partivano e suonavano, facevano paura. È capodanno, è ovvio che ci stanno i botti. Faceva paura. Oh, che paura i botti, che paura i mostri d'Halloween. Sì, perché poi ci sono i botti e la gente urla, mi fa paura quello. Vabbè, adesso quindi andiamo a letto. Domattina andiamo a Bruges, quindi meglio così, meglio andare a letto presto.